Oggi ti mostro 16 trucchi, segreti e consigli utili per lavorare ad uncinetto e che ti possono servire sia che tu sia una principiante sia che tu sia già esperta. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Antonella Gaffeo e Sabrina Bonifazzi. Se vuoi essere salutata anche tu, lasciami la tua richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare. Se stai usando un uncinetto troppo sottile e sei scomoda, puoi creare la tua impugnatura ergonomica utilizzando un pezzettino di tubolare creato con il tricotin. Dopo averlo chiuso da entrambe le parti, infila l'uncinetto e in un attimo la tua impugnatura ergonomica è pronta. Se non avete segnapunti oppure non ne avete abbastanza, potete ovviare a questo problema utilizzando delle graffette. È davvero antipatica una catenella che continua ad arrotolarsi mentre state lavorando. Questo succede soprattutto quando la catenella è molto lunga. Per evitare questo inconveniente, dopo aver fatto i primi punti, sfila l'uncino, infilalo nella prima catenella effettuata e continua a lavorare la tua catenella fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Un trucchetto utile per lavorare all'uncinetto, soprattutto se dovete fare un lavoro con molti colori, è quello di infilare i gomitoli sopra un portarotolo da cucina. Per evitare errori di calcolo nel conteggio dei punti in caso di lavori molto grandi come coperte o scialli, inizia lavorando una catenella di qualche centimetro più lunga rispetto a quella che ti serve. Lavora le prime righe e in seguito disfa i punti in eccesso. Per evitare questo brutto effetto scampanato quando lavori le mattonelle all'uncinetto, inizia la catenella di base e la prima riga utilizzando un uncinetto di mezza misura più piccolo rispetto a quello che userai per tutto il resto del lavoro. Un modo molto comodo per misurare i campioni è quello di creare un misuratore a L. Per farlo parti da un cartoncino quadrato con un lato da 15 x 15 cm. Io ho riutilizzato un pezzo di cartone della pizza. Misura 2,5 cm da una parte e dall'altra. Gira il cartone, tira una linea lunga 10 cm. A partire da 2,5 cm tira un'altra linea da 2,5 cm. Congiungi le due estremità. Tira un'altra linea da 2,5 cm e termina formando la L. Ora taglia la L con un taglierino. Questo misuratore a L, appoggiato sui tuoi campioni, è molto utile per sapere velocemente quanti punti e quante righe ci sono in 10 cm. Per iniziare con un nuovo filo all'inizio della riga, infila l'uncino, tieni il filo nuovo in questo modo ed estrai un'asola, una catenella, fai il punto della lavorazione, in questo caso è una maglia bassa, e continua con la lavorazione chiudendo il filo d'inizio nei primi punti. In questo modo il filo sarà già affrancato. Per effettuare un cambio di colore durante la lavorazione, inizio l'ultimo punto del primo colore come al solito e, anziché chiuderlo con il filo dello stesso colore, prendo il filo del nuovo colore, tengo l'inizio attaccato al lavoro e chiudo l'ultimo punto del primo colore. Tiro il filo per accorciare il punto, prendo il filo del primo colore e lo affranco insieme al colore nuovo. Se stai lavorando con un colore che però ti servirà dopo pochi punti più avanti nello schema, anziché tagliarlo, trascinalo con te con il secondo colore.
Ora vediamo tre modi per avviare il lavoro. Io faccio così: tengo fra pollice e indice l'inizio del filo, infilo l'uncinetto e poi faccio una specie di X. Faccio un gettato e faccio la prima catenella. Anche il secondo modo è molto semplice. Tengo sempre fra pollice e indice della mano sinistra all'inizio del filo e semplicemente faccio un nodo tirando un cappio. Questo sarà l'avvio del lavoro. Tiro il filo e faccio la prima catenella. Per il terzo modo tengo sempre fra pollice e indice l'inizio del filo, giro il filo attorno al dito indice, infilo l'uncino e tiro il filo. Per iniziare lavori tondi ci sono due modi. Si può iniziare con un giro di catenelle che poi vanno chiuse a cerchio. La lavorazione poi si effettua all'interno del cerchio con i punti richiesti, che possono essere maglie basse, maglie alte. Con questo tipo di avvio in genere al centro rimane un buco. Altri tipi di schemi invece richiedono che al centro, a lavoro finito, non rimanga nessun buco, quindi in questo caso si utilizza il cerchio magico. Per farlo tengo tra pollice e indice l'inizio del filo, lo giro attorno a indice e medio, infilo l'uncino, tiro e faccio una catenella. A questo punto inizio la lavorazione all'interno di questo cerchio di fili che si è formato. Per chiudere il cerchio tiro il filo e faccio una maglia bassissima. Diverso invece è se il lavoro è a spirale, non chiuderò il primo giro con una maglia bassissima, ma proseguirò lavorando una maglia bassa sopra la prima maglia bassa del giro precedente. Se ti piacciono tutorial come questo, ti ricordo che puoi iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Se lavori all'uncinetto, quanti di questi trucchi, segreti e consigli conoscevi già? Fammelo sapere nei commenti. Puoi anche mandarmi le foto delle tue creazioni tramite Instagram o Facebook. E se questo video ti è piaciuto, potresti lasciarmi il tuo like e condividerlo sui social. Io ti ringrazio fin da ora. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Che ti possono servire sia che tu sia una principale e che se ti possono e che ti potrà